È la presa di coscienza che oggi il digitale è il mercato ed è necessario avere conoscenze, competenze, sapere come funziona. Un problema che è ancora più sentito in provincia di Trapani, dove il turismo è sicuramente la fonte più interessante per la nostra economia, ed è il turismo proprio il mercato che maggiormente si nutre di digitale. Ci sono dei dati che sono impressionanti. Le isole Baleari, che hanno la stessa estensione costiera della Sicilia, fa 11 volte il nostro turismo. Il Trentino fa lo stesso numero di turisti dell'intero meridione d'Italia, che però è considerato una delle mete più ambite, più diciamo, gradite dai turisti. C'è qualcosa che non funziona e quello che non funziona è proprio il marketing digitale. Le altre aziende, gli altri territori si muovono da tempo su questi terreni e vincono. Qual è lo scopo finale del vostro progetto? È quello di trovare le aziende, le imprese, gli attori economici, gli attori sociali, gli attori politici che vogliano seguirci in questa strada. Noi metteremo a disposizione le nostre conoscenze, abbiamo aperto un sito web neteconomy.it, net con due T, perché questo lo dovevo dire. NET con due T è un acronimo, che è un omaggio a una trasmissione degli anni 50 della RAI. Non è mai troppo tardi. Una trasmissione con il quale il maestro Manzi alfabetizzò l'Italia. Non siamo così presuntuosi, non vogliamo alfabetizzare, però vogliamo trasferire delle conoscenze, perché siamo convinti che la conoscenza sia il primo. Oggi sapere è potere. E dicevamo, vogliamo coinvolgere. Oggi proprio abbiamo invitato ordini professionali, alcune aziende strategiche, perché con loro vogliamo tracciare un percorso. Noi mettiamo un tavolo di discussione a disposizione di tutti, mettiamo le nostre conoscenze, una serie di strumenti e iniziamo a parlare. Le strategie si discutono assieme, gli obiettivi si perseguono assieme, l'importante è arrivare a un risultato che sia concreto.